20.000 euro per lo Sport Paralimpico Veneto. Così a Scotrade vince la medaglia d'oro della solidarietà. A tanto ammonta infatti il montepremi che l'azienda trevigiana di fornitura di gas ed energia elettrica ha messo a disposizione per Mi piace di cuore, concorso a premi realizzato in collaborazione con il CONI e il Comitato Paralimpico Veneto. Il concorso lanciato la scorsa estate ha riscosso un grande successo di pubblico. 25 società sportive venete si sono messe in gioco presentando altri tanti progetti per lo sviluppo delle discipline paralimpiche che sono stati valutati da una commissione di esperti e da migliaia di utenti attraverso uno speciale web contest su Facebook. 4 alla fine i progetti giudicati più meritevoli che si spartiranno equamente il premio messo in palio da Scotrade. Pensiamo che sia importante per un'azienda come la nostra sostenere il territorio. Noi lo facciamo già in diversi ambiti, era una novità l'ambito del sociale e dunque siamo soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto. In un momento di crisi pensiamo che le aziende, quelle che possono fare la loro parte e dare una mano a queste realtà del territorio. La medaglia d'oro l'abbiamo presa oggi con Scotrade, che con questo progetto, Mi piace di cuore, ha sostenuto 4 progetti di 4 società venete e con questo contributo le società davvero possono realizzare cose che senza questo contributo non avrebbero potuto realizzare. I magnifici 4 dello Sport Paralimpico Veneto sono Vichingo Abilis di Treviso, Società Arcieri del Castello di Conegliano, Padova Millennium Basket Onlus e infine, come primo classificato, i Black Lions Venezia, che hanno presentato un progetto dedicato al wheelchair hockey. Wheelchair hockey è hockey in carrozzina elettronica, è una disciplina volta a persone con disabilità motorie, anche gravi. Da 3 anni abbiamo provato questa esperienza grazie anche alla collaborazione della Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare di Venezia a far nascere questo gruppo sportivo di wheelchair hockey. Questi soldi verranno destinati alla realizzazione di una trasmissione web in streaming dedicata alle partite per raggiungere e far conoscere anche al di fuori delle mura del palazzetto questo sport che è ancora poco conosciuto. Da parte di tutto lo Sport Veneto la riconoscenza nei confronti di Scotrade e la speranza che questa iniziativa venga presa ad esempio. Che le istituzioni in questo momento hanno molti altri problemi e i tagli che sono stati fatti al mondo dello sport sono stati lineari, quindi trovare un'azienda come la Scotrade che investe in questo momento con progetto alla luce del sole, premiando 4 società del mondo dei disabili, del CIP, credo che sia stato un segnale che dovrebbe essere copiato da molte altre aziende. Io l'ho sempre detto, io mi sono sempre sentito un atleta come tutti gli altri, quindi società come queste che investono credo che veramente ne possano nascere tante altre nel territorio, forti di questa iniziativa, forti anche del ritorno che Scotrade ha avuto con questo progetto e magari veramente pensare di investire su questo movimento paralimpico come anche ritorno vuol dire che abbiamo veramente raggiunto un grandissimo obiettivo che non è quello delle medaglie sul podio, ma questa è una grande medaglia per tutto il movimento paralimpico.